ma proprio dal Giappone. Allora, YouTube fa cagare, dice la falsità. Io dico l'illegalità dei fashion blog in Giappone, di quelli che vengono qua e si iscrivono alle scuole e dicono oggi ho fatto questo, domani faccio quello, ho finito un lavoro, ne faccio un altro. Raga, io voglio bene, quindi ecco che faccio questo video. Niente di male per chi questi siti, blog, canali, chiunque faccia questo tipo di cose. Però vi voglio un attimo ricordare una piccolissima e importante notizia per tutti quelli che pensano di venire in Giappone e fare visto di studio in Giappone. Visto di studio in Giappone ha una regola, e la regola sono le 28 ore settimanali. Questo comporta un semplice fatto, raga. Quando applicate un visto di studio e chiedete nulla osta, e nulla osta che vi viene dato è il certificato di eleggibilità al visto, il quale vi dà la possibilità, una volta voi vi recate poi all'ambasciata giapponese, al consolato giapponese in Italia, vi viene rilasciato l'adesivo sul passaporto, col quale poi venite qua e potete rimanere in base a quello che avete pensato, che siano 6 mesi, un anno, 2 anni, quello che è periodo. Comporta le 28 ore. Cosa vuol dire? Che quando voi venite in Giappone, a prescindere che quando venite in Giappone, automaticamente non è che potete il giorno dopo andare a lavorare. Non esiste proprio una cosa del genere. Non esiste che giorno dopo si può lavorare legalmente perché serve un timbro dietro la carta d'identità giapponese. L'ID giapponese, nella parte di dietro, bisogna mettere un adesivo e lo devono fare all'ufficio immigrazione, cioè dovevano registrarvi, mettere il timbro e abilitarvi. Cioè, sul team c'è scritto 28 ore al giorno e determinati lavori sono vietati. Tipo, non si può lavorare al pacino, non si può lavorare in host club, in alcuni lavori a contatto col pubblico non si possono fare. Non mi chiedete perché, sono regole di immigrazione giapponese. Le 28 ore sono per un semplice motivo, perché visto si chiama student visa, visto di studio semplice. Cioè, non comporta un visto di lavoro. Questo perché il tempo che voi dovete rimanere qua in Giappone lo dovete impiegare per studiare la lingua giapponese o qualsiasi cosa siete venuti qua a studiare. Non per lavorare. Se no si chiamava working visa ed è un altro paio di maniche. Perciò, quanto bisogna dare l'illusione a tutta la nuova generazione italiana, a tutti questi nuovi ragazzi che si dicono: ma io vado in Giappone, faccio il cameriere là, poi il barista là, poi vado a fare un'altra cosa là, perciò faccio 10-15 ore là, 10-15 ore là, arrivo, faccio 40 ore, ti becca l'immigrazione, ti spedisce a casa proprio come un razzo, perché sei totalmente illegale, perché non è un visto per poter lavorare. Quando ho frequentato la scuola di lingua giapponese per un anno e mezzo, veniva la polizia ogni 3-4 mesi e ci faceva sempre, cioè, quella ci faceva perché per 2 ore elencavano tutto quello che era illegale in Giappone. Allora, molte volte bisogna stare attenti a mettere pubblico il fatto che si fa quello e si fa quell'altro. Poi vi dico una cosa, insegnare la lingua italiana in un bar, in un caffè italiano, è illegale farlo. Senza un permesso, perché si sta svolgendo, si stanno prendendo soldi che poi non vengono dichiarati. Perciò è illegale pubblicizzare una cosa del genere. Non si può fare. Cioè, sì, lo fanno altri, ma nessuno lo mette pubblicamente su Facebook, non lo dice apertamente, perché non è legale fare una cosa del genere. Perché un giapponese paga un italiano o vanno questi incontri, il scambio di lingua gratuiti, cioè tipo. Andiamo là, ci prendiamo un caffè insieme, passiamo un'ora insieme. Alcuni lo fanno anche per mettere in pratica il giapponese e il giapponese lo fa per mettere in pratica il suo inglese. È gratuito. Oppure pagano un ragazzo 1.500-2.000 yen perché un insegnante professionale con tanto di libri, dove tu vai là, ti siedi e per un'ora fai una lezione come Dio comanda di lingua inglese, costa 5-6.000 yen. A lezione, costa un botto di soldi. Allora gli interessa più fare un discorso colloquiale e a un terzo della cifra. Sono disposti a pagare quella cifra. Perciò, quelli che a me mi fanno veramente ridere, sono ridicoli, scusatemi se lo dico, ma è tu che guardi il video, ti senti un attimo che ti sto puntando il dito, renditi conto che chi ti guarda prende spunto da quello che tu fai. E non io so che molti di voi poi mi contattano e mi dicono, ma sai che ho visto quello che su YouTube, su Facebook dice che non è possibile fare questa cosa, e voi dite, non vi preoccupate che nessuno vi dice niente, è illegale. È legale, 10 anni di estradizione. Se vi becca l'immigrazione e vi controlla, vi becca. Non è detto che può succedere. Ma perché dovete rischiare di
distruggere il vostro sogno, perché qualcuno parla di 3-4 lavori. Io ho parlato con molti di quelli che sono stati anche intervistati su YouTube e tutti vanno non proprio sulla linea delle 28 ore, perché praticamente, raga, poter vivere con 28 ore a settimana, ho fatto un video, se ve lo metto in descrizione, nei commenti, nel quale io ho dimostrato che è veramente quasi impossibile vivere solo con 28 ore settimanali, cioè con un lavoro, è impossibile senza avere soldi dietro. È difficile perché se scegliete Tokyo, il costo della vita è spropositato. E tra l'affitto e la vita normale, tante delle libertà non le potete prendere perché automaticamente volete fare un giro là, un giro a destra e a sinistra. Chi si riesce a muovere ha una possibilità economica da dietro abbastanza notevole, c'è la famiglia dietro che è disposta a pagare, non lo posso negare e non mi posso venire a dire, perché se vivete solo con i soldi che guadagnate in Giappone, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, raga. Cioè, punto. Cioè, guadagnate più di quanto guadagna una persona normale. Se vi potete spostare, potete fare su e giù per andare a Kyoto, tornare indietro, andare a, cavolo ne so, a Sapporo, tornare indietro. Cioè, sono costi. Se andate a vedere su un semplice sito, su Google, quel costo dello Shinkansen per muoversi, o un volo aereo, o un treno, rendete conto che, a prescindere, dovete fare la presenza a scuola del 90%. C'è obbligo del 90% di presenza. O la scuola che frequentate è una scuola che vabbè, fa come te pare, tanto qua l'importante è che ci dai i soldi. E buon per voi che l'avete trovata a sta scuola. Oh, c'è qualcosa, sempre ripeto, c'è qualcosa che non va. Allora, io vi invito a essere onesti, a essere legali e non illudere questi ragazzi, perché dietro a quello che vi mette il mi piace e vi commenta, vi fa un attimo se, come si, emozionare, vi fa un attimo credere di essere qualcuno. Perché ormai dipende, siamo nella realtà nella quale bisogna credersi qualcuno. Io sono una persona che l'ho sempre detto da quando ho cominciato il canale, la pagina, io lo faccio per sfizio, mi diverto e voglio dare informazioni per chi mi segue. Dietro queste persone ci stanno ragazzi che vogliono fare un passo molto importante nella loro vita, genitori disposti a fare debiti per farli venire qua in Giappone. Cioè, raga, scherzate un po' troppo con la vita delle persone. Anche uno che vi chiede un aiuto, pesate e siete sempre obiettivi in quello che dite e quello che fate. Dietro di voi ci sono persone che ne possono pagare le conseguenze. Perciò, ripetiamo, se ottenete visto di studio, ricordate che è un visto di studio. Per il governo giapponese è un visto di studio. Non vi fate prendere in giro da chi vi dà anche lavoro e vi dice va tutto bene, non ti preoccupare, non vi controllano. Se vi controllano, vi giocate il vo la vostro sogno, il vostro futuro in Giappone. Beccate in estradizione, vi rispediscono in Italia, 10 anni di estradizione, bisognate il vostro. È tutto il sacrificio che avete, ci avete messo per venire qua, per studiare la lingua, tutto quello che avete fatto lo perdete, raga. Ci sta poco da scherzare su queste cose. E ricordatevi che la legge giapponese prevede 28 ore di limite massimo lavoro a settimana, non di più di queste ore. Ne lavorate 40, sapete il rischio. Io quello che devo fare è darvi un'informazione, l'ho data. Mi dispiace per quelli che si vantano di destra a sinistra, faccio quello per. Occhio, raga, occhio, vi voglio bene. Condividete questo video che vi può essere utile e taggateci, fatelo sapere chi sta pianificando di venire in Giappone a studiare. Meglio che sanno queste informazioni, perché molte agenzie generali, non un dito su nessuno, sono vaghe, oppure molte scuole non dicono che non c'è problema. Il problema c'è un limite, ci sono delle regole, qua la legge funziona, non siamo in altri paesi nel quale l'immigrazione funziona con l'aereo, se ne sbattono tutti quanti estremamente le scatole e non gli crea nessuno il problema, qua terra di nessuno, qua non è terra di nessuno, qua le cose le fanno. Qua, se vi devono rispedire indietro, lo fanno. Se qualcosa non va, lo fanno. Se hanno un dubbio, vi vengono a cercare. Questo è poco ma sicuro. Ricordatevi sempre che a volte nella documentazione che vi fanno firmare o alcuni datori di lavoro non ve lo fanno firmare, ma lo firmano loro per conto vostro, un'autocertificazione da parte vostra nella quale voi dite che l'unico lavoro che state svolgendo è quello là. Cioè, automaticamente, se l'immigrazione li contatta, loro dicono: a me ha detto che lavora solo per me, io gli do 18 ore a settimana, sono in regola.
Cioè loro se ne lavano le mani. Il problema, il sedere è il vostro, e quello ve lo bomba l'immigrazione giapponese se sbagliate. A buon intenditor, poche parole. Un bacio, un abbraccio, commentate e dite la vostra sotto questo video. E alla prossima, adesso mo cominciamo a fare video anche da casa perché il tempo è quello che è, adesso arriva pure il tifone. Bella raga, un bacio.